Teatro Magro presenta Senza Niente, il Presidente, con Marina Visentini, regia Flavio Cortellazzi. Il ruolo mi impone di farvi un'osservazione. Sono le 21:30. Non è possibile iniziare uno spettacolo con 30 minuti di ritardo. Se è stato scritto e detto alle 21, perché ancora alcuni di voi arrivano dopo l'orario stabilito e con comodo? Si intitola Senza Niente, il Presidente. Io sono l'unica attrice presente, è un monologo ed è la seconda tappa di un progetto di 4 monologhi. Sono 4 monologhi che hanno una vita indipendente, che però messi insieme costruiscono, diciamo, un'idea, un progetto complessivo. Questi 4 monologhi sviluppano ognuno un punto di vista diverso della situazione teatrale odierna degli ultimi anni. Scusi, si ricorda che le ho chiesto la password per connettermi al wifi? Ah sì, ho chiesto, scusi, mi dicono che servono i calvi. Questo spettacolo vuole fare una fotografia di una situazione, di un esempio, di una realtà assolutamente che può essere, non è rappresentativa in toto di tutte le realtà teatrali. E quindi questo spettacolo, anche andando proprio nello specifico di dettagli di vita anche quotidiana dell'artista, che nel mio caso Presidente, descrive secondo me un profilo interessante. Facciamo che canto perché vi vorrei dimostrare perché una responsabile deve maneggiare la materia che lavora. A Norimberga si puniscono le donne che vanno a letto con un uomo che non sia di razza ariana. Interessante anche e soprattutto la visione del ruolo della donna che per certi aspetti è facilitata, per certi aspetti ha delle difficoltà in più, un po' perché è considerato forse per pregiudizio debole, dall'altra parte però ha delle armi che sono la femminilità che possono essere sfruttate in modo chiaramente etico e morale, però possono essere un'arma, uno strumento interessante in più. Salve, mi dica tutto. Avrei bisogno di sottoporle questo progetto. Avremo bisogno del suo sostegno. Bla 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 bla. Questo monologo lo sento molto mio, non si discosta molto dalla mia persona, cioè chi mi conosce vede una coincidenza tra quello che sono in scena e quello che sono fuori scena. Soprattutto la severità e la rigidità. Non ho mariti, non ho. Credo nell'uomo unico artefice di ciò che esiste, amante del viaggio, amante del trash, amante del bello, amante. Penso, dormo, aspetto. La cosa interessante è che oggi io non sono più presidente.